Il 26 febbraio si è svolta la prima edizione dell'Aquila Gravel, la gravel ride organizzata dalla famiglia Liotto con la collaborazione di Stefano Tronca. Due i percorsi tracciati, il rovere di 45 km e 800 metri di dislivello e il rapace lungo 75 km con 1700 metri di dislivello. Entrambi i percorsi erano da affrontare in autonomia. I partecipanti avevano con sé la traccia GPX, ricevuta 48 ore prima dell'evento e le tabelle posizionate lungo i due percorsi. Noi di Cycling Side abbiamo pedalato questa gravel ride iberica, con partenza nell'oasi naturalistica del lago di Fimon e poi proseguita su un mix di sterrati, tratti cementati, qualche tratto d'asfalto e strade bianche, che si snodano lungo i colli iberici, dei quali si sono potuti vedere tra gli scorci e panorami più belli di questa zona vicentina. Non sono mancati i ristori, in collaborazione con gli alpini, che hanno offerto salami Ferri, polenta e formaggio per tutti. I percorsi, seppur diversi per lunghezza di dislivello, non erano per nulla banali. Le pendenze importanti richiedevano i giusti rapporti e la giusta consapevolezza per poterli affrontare fino in fondo. Il nostro consiglio, per chi volesse andare a gravellare sui colli iberici, è quello di montare sulle proprie gravel dei rapporti agili, perché il terreno presenta più di qualche punto in doppia cifra e può mandare in crisi i meno allenati. Parole chiave dunque, rapporti agili, divertimento e sicurezza e godersi il panorama. Buona la prima, esperienza assolutamente da ripetere. Intanto ci mettiamo al lavoro perché la Gran Fondo Liotto del 7 maggio è sempre più vicina. Sono state queste le parole di Pierangelo Liotto, soddisfatto per la risposta dei partecipanti, oltre 400, arrivati anche da Inghilterra e Svizzera.